Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa più 8 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono limoni pelati al vivo, burro, zucchero, amido di mais, cioccolato bianco, panna fresca per dolci, zucchero a velo, latte condensato, aroma di limone, pavesini e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il limone, ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Cuocere per 8 minuti, 80 gradi, velocità 4. Aggiungere il burro l'amido di mais e continuare a cuocere per 2 minuti 80 gradi velocità 4. Trasferire in una ciotola e lasciare raffreddare. Nel frattempo mettere la panna in congelatore e fondere il cioccolato bianco a bagnomaria. Trascorso il tempo, la crema si è raffreddata. Abbiamo ripreso la panna dal congelatore e fuso il cioccolato bianco. Adesso posizioneremo la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero a velo. Versare la panna. Aggiungere la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata. Trasferiamolo in una ciotola. Aggiungere il latte condensato. L'aroma di limone. Ed il cioccolato bianco che abbiamo fuso. Ed amalgamare lentamente con movimenti dall'alto verso il basso. Dopo aver amalgamato per bene, abbiamo rivestito uno stampo da plum cake da 30x10 con pellicola trasparente. Adesso metteremo una parte della crema alla panna. Dopo aver formato il primo strato, andiamo a riporre in congelatore per almeno 20 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso lo stampo dal congelatore, adesso verseremo la crema di limone. Posizionarlo altri 20 minuti in congelatore. Abbiamo ripreso il composto dal congelatore, adesso verseremo l'ultimo strato di panna. Livellare bene. Versare il latte in un piatto. Bagnare velocemente i pavesini.
e riporli nello stampo. Riporre in congelatore per 8 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il semifreddo dal congelatore, sformiamolo e servire. Semifreddo al limone. Grazie e alla prossima ricetta!